finito? Ma tutte le cartoline devono essere assolutamente consegnate soltanto quello della matrice. Ma se finiscono i soldi, finiscono i soldi. No, ma scusa, adesso dove... Sì, vabbè, ma guarda che costa la vita. Ma è vero, vado una volta ogni e viene. No, dai! Addio! Forza, piano piano! Sì, stupido! Non lo so, non lo so. Vuole di mondiali quest'anno. Tutti stessi. Thank you.
che in Germania costa un po'. I viveri che i fascisti della decima MAS avevano requisito riuscivano a nascondere del cibo da portare in mazzarina ai partigiani. Svolgeva una mansione antica, quella di nutrire, che allora poteva costare la vita o la deportazione. Il 25 aprile del 1945, alle 2:20 del pomeriggio, i tedeschi la fecero a pezzi con un pugno corazzato sotto gli occhi del figlio di 10 anni, che oggi conserva la medaglia di bronzo alla memoria, il certificato di patriota del generale Alexander e commenta. Nonostante avesse tre figli da mantenere, pensava anche a far del bene agli altri. Lucrezia era una delle tante donne che consapevolmente scelsero di rischiare tutto per difendere ciò in cui credevano, per esprimere una radicale opposizione all'ideologia della morte, spesso con gli unici modi loro possibili, creando le condizioni per la sopravvivenza del movimento partigiano. Dai, via Alberto! Sì, sì. Ferruccio Branchi, Francesco Cinelli, Pietro Albertini, Emilio Bellardini,
Santo La Corte, Paolo Maglia, Luigi Ragazzo e Tita Secchi. Ma è solo passione per il paese o c'è anche una passione? No, no, c'è per il paese. No, per il paese. Spero che ci siano ancora magliette. Io aspetta a chiamarlo. Ah, no, 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 no,